adesso. Ma Ve lo dico, Nina, è come? insopportabile da bambina. Io non ero niente prima, ve lo No! giuro. Nina! Nina! Ma che cosa sta succedendo? Ragazzi, ragazzi, ciao. Ops, scusate, non pensavo che eravate arrivati anche voi. Beh, ora ve lo spiego per quale motivo siamo così. Fidati che lo capirai molto, ma molto meglio in mente. Sono un bambino. Come vedi, te l'ho detto che sono un bambino perché oggi sono minuscolo. Guardate. Nina, non dovresti piangere tu, non vedi che sono io il bambino? Ho sbagliato, ops. Vabbè, comunque oggi andremo a giocare insieme ad Avogazzo. L'unica differenza è che io sono un piccolo bambino e se l'impostore mi fa fuori, beh, abbiamo perso tutti quanti. Oh cavolo! No! Quindi io sarò la tua babysitter d'onore! Esatto, come cosa? La tua babysitter d'onore! D'onore? Ma sei sicura che è d'onore? D'eccellenza! E allora portami subito al parco giochi, andiamo, babysitter! Vi ricordo ragazzi che se qualcuno mi fa fuori la partita è persa, quindi cercate di Ok, ma stare anche loro non attenti. ti uccidono. Cosa, Joe? Ecco qua, questo è il parco giochi. Nessuno lo uccida. Sì. Questo è il parco giochi. Sì, guarda, qua hai un mocio se vuoi anche pulire. Mi stai dicendo che questo è il parco giochi? Sì, e poi qua, vieni qua. Qua c'è un'altalena, eccola. Qui c'è anche una tanica di benzina, se vuoi. No! Wow! Vieni con me, Matti, guarda che ti faccio vedere. Ragazzi, non bullizzate Guarda. Matti. Così io non Matti, guarda, qua c'è un pezzo di pizza, lo vuoi? Pizza, pizza, pizza! Sì, ma non ci arrivo. Chi è questo brutto uomo, Ninna? Un mostro, Aiuto, mi scappa! fa Aspetta, paura Ninna, questo. fagli vedere il computer, vieni con me. No, è un mostro, non lo seguire. Io invece ti seguo, sono molto curioso, Vai, vieni a ciao! vedere i giocattoli, vieni qua sotto. Sì, giocattoli! Vedi, tu Ecco, sei vai giù molto sul mio meglio. computer. Wow, tu sei molto meglio di Ninna, molto ma molto meglio. Posso anche fare così. Che cosa? Ok, ce l'ho fatta. Hai visto? So completare anche le task. Per adesso voglio Ninna, dove sei, No, tu sei andato con Ninna? Ferro. Ferro, io non verrò da te. Ninna, un uomo con la banana in testa mi sta seguendo. Oh, Ragazzi, non io... vedo più. Vedo Le luci. scuro. Chi ha Matti, spento le stammi luci? vicino. Piccolo Mamma. mattone. Mamma. Dov'è il bambino? Dov'è? L'ho perso Mamma, pure io. mi sono Ninna, dove sei? sono a fare una task. C'è ancora l'uomo con la banana. Scappa dall'uomo con la banana. Ninna, dove sei? Non ti trovo Dove più. sei tu? Io sono in un posto con tanti cavi elettrici e un uomo con la banana in Aspetta, testa. arrivo Non toccare i cavi io. elettrici, mi No, io sono un bimbo grande, ce la faccio a farle. Comunque mi raccomando, lasciate un bel mi piace se questa mod vi piace, soprattutto se volete che Matti non venga fatto fuori dall'impostore. Matti, Sì. sono venuta da te. E quindi? Non sei contento? Ciao ragazzo col Vabbè, pupazzo me di neve ne in testa. vado. Ciao bambino, vuoi sentire una bella barzelletta? Aspetta un Aspetta, attimo. mi sa che è morta la bambina. Esatto. Scusami, puoi piangere di nuovo, persona? Ragazzi, credo sia Jess. Mi sa che è Jess. Sì, credo Jess. Mi odio. Ninna? Che cosa è successo? Jess è andata fuori dalla navicella. Vabbè, ma tanto se non mi fanno fuori a me non mi interessa. Io sono un bambino molto egoista, ecco. No, che cattivo. Possono far fuori tutti. L'importante è che sopravvivo io, così almeno vinciamo. Comunque, Matiz, chi vorresti votare? Sentiamo la tua predizione. Ninna. Ma Come stai Ninna? scherzando? Io voto Ninna. Stai scherzando? È Come mai, antipatica Ninna mi ha portato al parco giochi, ma non era al parco giochi, invece Va però mi ha fatto bene, vedere i ok, posti. vota me, ma rimarrai solo tra le bestie. No, aspetta, forse non posso annullare il mio voto. Vabbè, è No, troppo tardi, me ne non puoi. farò una ragione. Vedi, ti sei salvata comunque, hai avuto fortuna. Adesso hai una seconda possibilità. E se non fai la brava babysitter di bambino, io ti faccio fuori, ecco. Sì, va bene, non mi far dire cose che non vorrei dire. Ninna? No, vattene, non ti Ehi, voglio. Ninna? Levati da me. Ninna? No. Ninna? Che Ehi, Ninna? vuoi? Ehi, Che Ninna? vuoi? Ninna? Qualcuno può Ninna? killare questo bambino, per Sì, favore? fa. Sì, come ti permetti, No. uomo con la banana in testa?
Mi porti a fare il bagno in piscina. No. Voglio uscire, Nina. Chi è che mi ha chiuso dentro questa stanza con questo moccioso? No, mi fai paura, aiuto. Vieni qui. No, io voglio andare con l'uomo delle barzellette. Ciao, Joe. Sono d'accordo. Ciao, bambino, come stai? Tutto bene. Ascoltami, non piangere, la vuoi sentire una bella barzelletta? Sì, stai attento a quello che dici, io ti avviso, Ok, va bene, allora c'è una mamma che è arrabbiatissima col suo figlio e gli dice, io lo so perché vai mai alla scuola, pensi solo a calcio. E il bambino risponde... Non è vero, mamma. Aspetta un attimo, Gio, perché ogni volta che racconti una battuta qua la gente piange. Stavolta è il piccolo Alca, ragazzi, il portatore di banane. Non mi dire che l'uomo con la banana in testa è stato fatto fuori. Sì. Vabbè, non mi interessa. Puoi continuare, Gio. Ah, ok, grazie. Ti odio. Quindi diciamo che la mamma dice, invece sì, pensi solo a calcio, ti meriti una punizione. Sai cosa risponde il bimbo? Che cosa? Di primo o di seconda? Il calcio, la punizione. Ma che... Bravo, Gio! Nina, voglio tornare da te! No! Dove sei? Non te lo dirò mai! Dai! No! Sono da... Aiuto! Oh, cavolo! Che cos'è? Era un panno sporco, nulla di che, tranquillo. Era un panno sporco? Esatto. Nina, ho visto un panno sporco a terra viola! No, era una cacca viola! Ma c'era un osso al centro! Una cacca viola! Che ha mangiato l'osso! Vabbè, comunque io nel dubbio voto Nina, così lei mi sta antipatica! Ma come? Senti, mattoncino, ti devo dire che non è che se una ti sta antipatica allora la devi votare, Appunto, l'impostore è Ferro! Ho detto che votiamo tutti quanti Nina! Ok, va benissimo, mattoncino! Mattoncino, Gio ha votato me, ma che cavolo? Ho sbagliato, non è stata colpa mia, scusatemi. Ciao Ninna, vola. Addio. Ciao, Ninna. Comunque Ninna, sai che ti dico, stai molto bene fuori dalla navicella. Vabbè Matti, facciamo così, vieni con me, ti porto io i computer, non aver paura. Vedi Ninna, io invece sto con l'uomo dei computer. Sì, vieni qua, guarda che belle postazioni, scegliti pure la tua, mattoncino, e divertiti. Ah, voglio andare in questa, wow, non ci posso credere, questo è il sogno che si avvela. Ninna non mi porta mai nelle stanze dei computer. Sì. Ma aspetta un attimo, no, mattoncino. No, ora voglio andare a questo. Ok, conta fino a tre, così si accenderà il computer. Davvero? No. Sì, mattoncino. Okay. Mattoncino, non farlo. Uno. Mattoncino. Due. Fermati. Non e farlo. Tre. No, mattoncino. Oh, cavolo. Mi sa che è esploso. Sta bene. Così impari a buttarmi fuori. Beh, guarda il lato positivo, mattoncino. Ora sei in un videogioco. Ma è diventata Nina la bambina. No. Ve lo dico. Io scappo. Ve lo dico, Nina è insopportabile da bambina. Io non ero niente prima, ve lo giuro. Nina. No, me ne vado, ciao, siete tutti antipatici. No, aspetta Nina, dove vai? Ragazzi, seguite Nina, sta scappando, venite. Oh no, dove vai? Aiuto, ma è velocissima. Voglio un gelato. Voglio un gelato. Ok, perfetto. Ragazzi, facciamo subito un gelato a Nina. Vieni, piccola Nina, seguici. Anzi, non seguiti da sola, seguici a noi. Nina. Nina, dove io cavolo vai? Io scappo da voi. E dai, Nina. Basta. Voglio il gelato. Fermati un attimo. Voglio il gelato. Ok, Gio. Voglio il gelato. Sì, Matti. Vabbè, rimedia subito un gelato prima che sia troppo tardi. Ok, Ninna. Porca miseria. Cioè, Ninna, guarda, ti racconto una bella barzelletta sul gelato. Sai cosa fa un gelataio quando ha due bambini davanti alla sua attività? Cosa? Gli prepara i gelati. Hai capito? Gio, sei pessimo. Ninna, io c'ho il gelato per te. Ecco. Segui Mattone, andiamo dritti in admin che ci saranno i gelati. Esatto, Nina, tantissimi e buonissimi gelati. Ma è admin? Vieni con noi. Scusate, ma è tutto questo? H e Jess, dove sono? Oh cavolo, le luci. Ehi, ho paura del buio. No. Stai con me. Basta, ti prego, Nina, stai con me. Oh, Nina, dove sei? Nina, sono il tuo H preferito. No! Se vuoi ti faccio vedere Netflix. No. Guarda, vieni qui.
c'è la poltrona con la televisione. Ragazzi, ma qualcuno la vede, Nina? Sono nascosta. No, 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 Nina, dove ti sei cacciata? Sta giocando a nascondino. Io intanto qua ho trovato un corpo, però non mi interessa. Sei? Voglio prima trovare Nina. Infatti sì, è un tappeto, No, non ci posso credere. Nina, dove sei? No, sto giocando. Ma capisci che c'è un impostore che se ti fa fuori ci fa perdere la partita? Dai, Nina, dove ti sei messa? Non te lo dico. No, non ci posso credere. Io la trovo. Ragazzi, trovate subito Nina. Ho paura che sia caduta dentro una vent, che ne so. Nina, dove sei? Ci sono. Oh, dai, ti prego. Se ti becca l'impostore, alla fine. Nina. Ma dove sono io? Leggo un nome. No. Leggo il nome nonna. No. Leggo il nome nonna, ma non vedo il corpo. Nina, tu sei qui dietro. No. Vieni subito, seguimi. Ho trovato il gelato. Uffa, dov'è? Guarda, seguimi. Ok, guarda, se tu scendi qui, poi segui la strada e passi in basso. Ecco qui che arriviamo a... Aspetta, mi sono fermata, mi fanno male le gambe. Vabbè, sbrigati, via le comunque, dai. Vedi? Qui dentro scorre il gelato, Nina. Non è vero. Sì, Aka, è vero che qui dentro no, scorre il gelato? È vero. Sì, è buonissimo questo gelato, non Nina. Non ci credo, allora gioco a nascondino di nuovo. Jess, Jess, Jess. Dimmi. Fai qualcosa, aiutami, ti prego. Jess, killala. Nina, vuoi un cornetto? Mi hai sentito? Che cosa? A Giorgi piacciono un sacco, infatti io glieli compro ogni volta. Sì, canutella. Camarmellata? Come no. Ma come camarmellata? Hai detto canutella, a me non piace! Ma come non ti piace? Come? Ma a te piace il cornetto canutella? No, infatti scherzo. Dai, 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 vai da Jess, vai da Jess. Ok. Vai dalla babysitter, Jess, sicuramente ti darà da... Dove stai andando, Nina? Dov'è Jess? È qui, è sono qui. Qua. Vai, Jess, ora, cavoli tuoi, trova un modo per dargli un cornetto canutella. Ciao! Noi facciamo le task. No, ragazzi, aiutami. Ciao, ciao. Me ne vado! Vabbè, ragazzi, non è che Jess la stava cercando di prendere, ma è lei l'impostora. No, io sono gentile in confronto a te. Sì, è vero, senti che vocina che ha, è impossibile. Sì, è vero, Jess, è impossibile, è impossibile. Sai che io cosa sono ho una pensato? Madre. È vero, sei una ma... Aspetta, mi è venuta un'idea, Jess! Potresti raccontare una fiaba a Nina per farla addormentare. Magari le puoi raccontare di un sogno, vero. Non lo so. Basta, non è seguirmi, vero. Ferro! No, Nina, senti un sogno che è successo no, a Jess. No, il sogno non lo racconterò mai. Che sogno? Dai, no, racconta il sogno. Dai, lo voglio sapere. Dai, sei curiosa, la fai anche addormentare, Jess, sì. Dai. Praticamente ho sognato che Akakix mi baciava. Però era un mix tra il mio ragazzo e Akakix, quindi Nina, hai sentito? Ti sei addormentata? Non ci posso credere, Jess. Ma questo era un incubo. Jess, ma tu hai una voce angelica, Jess. Tu hai una voce ipnotizzante. Guarda, si è addormentata. Ah, che bello. Oh, chiudiamo la porta. Vai, andiamo a fare le task. Impostore, puoi chiudere la porta, per favore? Che Nina si è addormentata in elettrica. Ragazzi, mi sentite? Sì. Sì. Dobbiamo parlare così. Nina si è addormentata. Aspetta, Matti, ricordati che c'è per terra il corpo di Joe. Perciò riportiamolo prima che Nina si svegli. Dici? Sì, se no... No! Ho fatto un incubo. Che hai sognato? Ho sognato di mangiare un cornetto che marmellata. Ma hai detto che ti piacevano prima? No. Ah, allora ci prendevi in giro. Sei una sì. falsa chiotta. Sì. Ok. Non no, 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 coprite, non fateglielo vedere, non fateglielo vedere. No, 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 Nina, questo... Siamo sul tappeto. Questo è un... Esatto, era un tappeto quello, Nina. L'ho visto. Un tappeto. Un tappeto che non fa ridere. Gio, ma perché parli? Sei un tappeto. Ho capito, mi avete tenuto lì sdraiato per 3 ore. Vabbè, comunque, Nina, hai qualcuno che vorresti votare? Ferro. Ma oh, perché tutti i bambini ce l'hanno su con me? Sono Ferro! Ferro è un pessimo nome. Sì, sì, sì. Io voto H. Ecco. Come? Ma se mi hai sognato? Appunto, era un bruttissimo incubo. Attenzione, mi sa che qualcuno qui ci deve salutare. Ma che cavolo! Sei beccato l'impostore. Ciao, No. Non ha beccato l'impostore. Nina, sei una bambina stupida, ecco cosa sei. Non dire così, Matti, che piange. No, ma non piange, fidati. Nina? Nina. Addormentata? Si è arrabbiata? Non credo si sia addormentata. Dai, stavo scherzando, scusa. No, vattene via, tu fai schifo. No, scusa.
Aka, ma ti credi di essere un bambino? No, però ormai mi sono immedesimato anch'io. No, non mi dire che è quello che penso io. Sì. Ho trovato, ragazzi. Oh cavolo, no, un'altra volta, sempre nello stesso corridoio. Nina sta arrivando. Jess, vieni qua, vieni qua. Ok. Guarda, Matti, che bella parete. È vero, sì. Ma che bella parete, che sì. Che cosa state facendo? Jess? Toglietevi. No, stavamo fissando la parete, è molto bella. Ma sei piccola, ci passi comunque. No, non ci posso. Jess, ma tu ti riesci a muovere? No, sono bloccata. Oh, i piedi incollati al pavimento, Ninna. Forse è meglio che vai a prendere un po'. Se non vi togliete, io me ne vado. Esatto, va, brava, va. Me ne vado dal gioco. Oh, no. Ok. Oh, no, l'ha trovato di nuovo. Hai visto, Ninna? Un altro tappeto. Non era un tappeto quello. Aspettate un attimo, siamo rimasti in tre? Sì. Bambina Matti? Nina, cosa facciamo? Votiamo. Chi? Io voto Matti. Io voto Jess. Che io voto Jess, sì. Tu sei una traditrice, Jess. Eri riuscita a far addormentare Nina e per ora uccidermi. E ora hai detto di votare me. Aspetta un secondo. Ma sono una madre io. Non ci credo, Nina. Brava. Abbiamo vinto. E tu mi hai detto che sono stupida, io ti odio. Scusa, non volevo. Comunque, vabbè, l'importante è che abbiamo vinto. Mamma mia, che tensione.